Siamo con i genitori di Marco Pantani, la signora Tonina e il signor Paolo. Iniziamo con la signora Tonina, ben trovata in terra d'Abruzzo, presentazione ufficiale per la stagione 2009 di un team che poi porta il nome di suo figlio, Marco Pantani. Sì, è una cosa molto bella che mi fa molto piacere, vedere il nome di mio figlio stampato su una maglia mi fa tanto piacere. Il ricordo di Marco è sempre vivo ed è sempre un dolore. Eh certo, tutte le volte si rinnova sempre, purtroppo. Signor Paolo, lei è anche qui quest'oggi in terra d'Abruzzo a ricordo di suo figlio e è sicuramente una presentazione importante. Qual è il team Marco Pantani? Certamente, fa piacere per questo, perché vedi che c'è tanta gente che è appassionata poi a questo sport che è bellissimo, che Marco ha amato da quando era bambino, e fa piacere vedere che ci sono tante persone appunto che hanno scelto come simbolo e come ad aggregare il nome di Marco Pantani a queste squadre, quindi mi fa molto piacere che... Qual è il ricordo più bello che lei ha di suo figlio? Ma il ricordo più bello, sono tanti gli episodi. Lui ha cominciato a 12 anni a salire su una bici e a fare questo sport con la passione e il sacrificio, e ha iniziato proprio anche a capire che in salita era forte, e le sue vittorie sono venute subito nell'83-84 subito, e ha continuato, ha lottato proprio anche fino alla fine, e in salita credo che fosse la sua passione e ci metteva tutto il suo sforzo, la sua fatica e il suo sacrificio per dare tutto a questo sport che amava tanto. Insomma. Lei credeva all'ultimo in una fine così tragica di suo figlio? No, io ho seguito la delusione e la depressione di mio figlio, perché per 4-5 anni è stato massacrato un po' da tutti, però era uno duro, forte, pensavo che riuscisse a sopraffarsi, ma non ce l'ha fatta, non ha potuto resistere a questa cattiveria che ha avuto appunto la gente su di lui, e poi si è un po' perso, e credo che questo sia stato una cosa che non è riuscito a superare, che era sempre riuscito nella sua vita tra incidenti e cose varie. Però lei, signora Tonina, ho chiesto a suo marito il ricordo più bello che ha di suo figlio. I ricordi belli, io li ho tutto di ricordi belli di Marco, perché anche fra l'altro io e Marco eravamo molto complici su tutto, i ricordi sono sempre vivi dentro di me, no? E non li potrò mai cancellare. Come ho chiesto a suo marito, pensava che suo figlio arrivasse ad una fine così, così tragica? No, io al contrario di mio marito dico diversamente ancora, io non credevo e non credo ancora tutt'oggi che Marco abbia fatto una fine come hanno voluto far credere. Per me Marco è stato ucciso in quell'albergo, sono più che convinta, e lotterò per scoprirlo fino alla fine. Si è mai sentita in dovere, guardando una foto di Marco, di chiedergli scusa per un qualsiasi motivo? No, perché io penso che tanto io come mio marito per Marco abbiamo fatto di tutto, non abbiamo niente da riproverarsi. Lei, signor Paolo, non si rimprovera nulla di tutto quanto quello che è successo? No, io non ho niente da rimproverarmi. Purtroppo abbiamo lottato, abbiamo provato, ma purtroppo quando il potere è così forte non c'è niente da fare. La dimostrazione l'abbiamo avuto, che hanno fatto di tutto perché dava fastidio, per distruggerlo, e l'hanno voluto fare apposta, perché lo sanno tutti che fermava il mondo e l'Italia quando Marco correva, e la gente si fermava per delle ore per guardare Marco
nelle sue salite, nelle sue tappe. Che... Cosa si prova essere stati ed essere comunque genitori di un grande ciclista come il Pirata? Beh, io posso dire che Di Marco credo che nella sua carriera che ha avuto tanti incidenti e tante sfortune e che ha sempre dato se stesso e tutto per riprendersi tutte le volte e credo che la delusione più grossa sia per Marco, che poi dopo anche per noi, ma credo che la dignità, che Marco era una persona che ci teneva tanto ed è quello che gli è stato tolto, e questo purtroppo lo ha portato a fare delle cose che forse non le avrebbe mai fatte, appunto perché bisogna trovarsi dentro la persona per capire la reazione che può avere una persona. Certo. E quindi dal di fuori non si può mai dire doveva, faceva, certo, o ecco, certo. Capito? Insomma. Signora Tonina, concludiamo con lei. Stessa domanda che ho rivolto al suo marito: cosa ha provato e cosa prova ad essere la mamma di Marco Pantani? Io sono orgogliosa di essere la mamma di Marco Pantani, sono orgogliosa e lo sarò sempre. Marco era una persona eccezionale su tutti i sensi. Marco era una persona che voleva bene a tutti, specialmente ai più bisognosi. Marco era una persona unica per me e io, guarda, sto facendo tutto quello che voleva Marco: far del bene a altre persone, mandare avanti il ciclismo, perché lui voleva, diceva che voleva 100 bambini tutti per lui e tirarli su come voleva lui e portarli al professionismo. Io ho 3 squadre fino adesso di piccoli e cerco di portarli al professionismo con la speranza di riuscirci. Roncucci Pino, il preparatore atletico di Marco Pantani negli anni 90, 91, 92, quando Marco era dilettante e vinse anche il Giro d'Italia. Esattamente, Marco quegli anni lì, il nostro obiettivo era soprattutto il Giro. E fece un terzo, un secondo e un primo che, senza le sfighe che ha sempre avuto, cioè le sfortune che lo perseguitavano da sempre, li avrebbe vinti tutti e tre, perché anche nel primo cadde la prima tappa a cronometro, perse 3 minuti, lo perse il giro per 50 secondi, perciò era un po' così, la fortuna, le sue capacità gli davano tanto, la sfortuna gli toglieva sempre qualcosa. Però sai, Marco era un ragazzo con una potenzialità enorme. Dai primi test che io l'avevo seguito già un po' da juniore, si vedeva che era così un ragazzino che prometteva, vinceva già allora per distacco, aveva delle qualità eccezionali, te pensa, aveva 33-36 battiti al massimo al mattino, dopo un tappone dolomitico, dopo mezz'ora aveva 34-35 battiti di nuovo, aveva un recupero eccezionale, un rapporto peso-potenza di quasi 8 watt per chilogrammo, perciò una percentuale di grasso che si aggirava dai 4 ai 5, ed era un caparbio, cioè lui non lasciava niente di intentato in allenamento, era uno che faceva 7 ore già da dilettante, già da esoriente e da allievo. Non aveva paura di affrontare le salite, di scontrarsi con certi professionisti, cioè praticamente era un predestinato sotto quell'aspetto lì, era uno che cioè, gli piaceva anche il divertimento, era un ragazzo normalissimo che si prendeva i suoi spazi per il divertimento, però nel momento che diceva mi alleno, dopo non ce n'era più per nessuno. Un anno in piena stagione, al mese di agosto, mi chiese 10 giorni di ferie per andare con i suoi amici al mare, poi andammo in ritiro, distrusse la squadra in allenamento e vinse 3 corse nel giro di 10 giorni, corse importanti come la cronoscalata della Futa, il Giro dell'Emilia, corse durissime, perché lui era fatto così, si prendeva il suo spazio per il divertimento, però quando si allenava, non ce n'era più per nessuno nel momento che diceva adesso devo avere quell'obiettivo. Si poneva degli obiettivi ben precisi, cioè si programmava come obiettivo, lui si prefissava un obiettivo e lo voleva raggiungere. Quando io sono andato a trattarlo il primo anno per venire con me, gli ho chiesto perché vuoi venire con me, lui disse ma tu c'hai una squadra che hai già vinto tutto nel mondo, a un certo punto io voglio vincere il Giro d'Italia, voglio una squadra forte per vincere il Giro. Quando mi ha lasciato mi ha detto: hai visto quello che ti ho promesso? Io te l'ho mantenuto, ti ho detto che ti vincevo il Giro e te l'ho vinto.
Marco Pantani professionista invece? Marco Pantani professionista era il Marco Pantani da dilettante, identico, vinceva già così da dilettante, ha continuato a vincere da professionista, vinceva già così da esordiente, ha continuato da professionista. È stato un corridore che nell'arco della sua carriera ha sempre vinto alla stessa maniera, per distacco e in salita. Non ha mai avuto problemi sotto questo aspetto qui, non era un corridore montato, era un corridore che si era fatto veramente da solo e non si dura a vincere per 12 anni alla stessa maniera. Lui ha cominciato a vincere a 12 anni, a 30 anni vinceva ancora così, ha sempre vinto così. Avrebbe mai pensato in una fine così tragica di Marco? Diciamo così che io l'ho sentito 30 giorni prima che se ne andasse, perché doveva venire, lo avevo convinto, doveva venire a casa mia, stare un po' lì perché c'era questo problema. Ci eravamo sentiti molto spesso negli ultimi mesi e anche in quell'occasione lì, dopo già tanto tempo, quando parlavi con lui, le sue frasi finali erano sempre: Madonna di Campiglio, mi hanno portato via quello che io ho vinto onestamente. Lui non ha mai accettato quel verbetto lì, non l'ha mai accettato e questo l'ha portato a distruggersi. Lui si era controllato la sera, era postissimo, perciò non si è mai capito cosa sia successo. Noi siamo ancora qui a cercare la verità, però lui è stato un verbetto per lui sconvolgente. Lui non ha accettato e questo qui l'ha portato pian piano a distruggersi. È logico che dopo ha sbagliato anche lui a farsi convincere da amici non troppo validi e farsi portare in una strada che non aveva ritorno. Sicuramente questo è stato il suo errore, però sai, 7 procure che ti indagano come se tu fossi un delinquente. Lui non è mai stato preso dopato, perché lui non è mai stato squalificato per doping, era solo un fermo di 10 giorni su un esame che dopo 6 mesi è stato cambiato completamente, perché era un esame da solo inaffidabile. Però sai, lui aveva dato fastidio perché lui aveva preso un po' le difese di tutti, aveva toccato la Formula 1, aveva toccato il calcio, aveva detto doping uguali per tutti, stessi valori per tutti. Questo aveva un po' messo in allarme troppe cose, più lui aveva portato 8 milioni di persone in televisione, cosa che solo il calcio e la Formula 1 faceva, stava portando via spazi a tutti. Questo ha dato fastidio. E praticamente tutte queste indagini, tutti questi giornalisti che gli erano amici, poi tutta una volta gli hanno girato le spalle, questo lui non l'ha accettato e se l'ha lasciato distruggere piano piano. Tornerà mai un Marco Pantani? Ma per tornare un Marco Pantani ci vuole del sacrificio, solo col sacrificio ottieni tutto, tutto è possibile. Un corridore, se si sa sacrificare, se si sa programmare, può ottenere grandi cose. Poi dopo c'è quello che... entusiasmi anche la gente. Ma sì, l'entusiasmo dipende molto dai ragazzi che fanno questa professione con onestà, c'è logico anche lo studio da seguire, però uno può fare il corridore a 390 gradi tranquillamente e ottenere dei risultati, purché si applichi. Il ciclismo non ti perdona niente, ti devi applicare e poi ottieni i risultati. Grazie mille. Prego.